siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Pio X, grande Papa che ha regnato agli inizi del XX secolo in un momento molto delicato per la vita della Chiesa, un momento di grandi crisi non soltanto dottrinale ma anche sotto stretto assalto insomma da parte del mondo. È morto alla vigilia dello scoppio della prima guerra mondiale, che fece tutto per poter prevenire, promosse, sapete che c'è il famoso catechismo di San Pio X, l'educazione cattolica, soprattutto dei fanciulli. E ricordate che se gli fate la comunione tutti i giorni, va messa tutti i giorni, dovete ringraziare San Pio X, perché prima di San Pio X la comunione tutti i giorni si poteva sognare anche di notte, insomma, cioè la comunione era cosa molto molto rara tra i cattolici, ci volevano i permessi dei confessori, insomma è stato San Pio X a fare questo gesto coraggioso, infatti anche quelli che ne hanno fatto un po' l'emblema, sbagliando insomma, perché era un grande uomo San Pio X del tradizionalismo, poi però dicono ma provo a farla come tutti i giorni, questa non è una cosa che piace tanto al mondo del tradizionalismo, quindi questo non va tanto bene, invece come tutti quanti i pontefici ha saputo avere polso nelle situazioni in cui era necessario avere polso e invece aprire ecco, degli orizzonti in quegli ambiti in cui le porte erano state un pochino troppo strette. Noi dobbiamo sempre molto pregare con i pontefici e poco giudicare, io lo dico sempre, lo assicuro che già fare il parroco della piccola comunità, io preferirei stare dentro un eremo con 100 miliardi di volte di più, senza avere neanche le piccole responsabilità, piccole entro certi limiti che si ha. Immaginate un poveraccio, quando penso al Papa penso sempre, cioè, come si fa a non pregare? Cioè uno che ha sulle spalle tutto il peso di tutti quanti i cattolici, decisioni da prendere, gravissime situazioni che stanno tutte sulle spalle sue, capite? Quindi preghiamo sempre ogni volta che festeggiamo qualche santo Papa, perché quelli che sono morti almeno hanno finito di tribolare, quello che è ancora vivo invece ecco, c'è ancora tanto da tribolare e ha bisogno delle nostre preghiere e del nostro aiuto. Ecco, avete visto nella prima lettura, qua c'è stato uno che si credeva al Padre Eterno, il re di Dio, ha detto io sono Dio, questo quanti matti nel corso della storia, prima che hanno iniziato questo matto qua, questo stiamo nel VII secolo avanti Cristo, poi arriva Alessandro Magno che si pensava di essere il Padre Eterno, poi sono venuti Giulio Cesare, poi tutti gli imperatori romani che si chiamavano Divo Cesare, poi sono questi matti, insomma. Io non ho sempre chiesto come fa uno a pensare di essere come fa quando c'è un'attestazione continua della miseria umana, della propria debolezza, tu devi mangiare, devi bere, devi dormire, queste sono tutte quante miserie, morirai. Molti imperatori sono morti perché la gente non ce la faceva più e sapete che i pretoriani a un certo punto le stufavano, lui Giulio Cesare è morto così, gli davano una coltellata e ce la facciamo più. Ecco qua il Padre Eterno che dall'oggi al domani con la coltellata nessuno se lo ricorda più uno, quindi eppure c'è un sacco di gente, insomma, vedete come Dio interviene, dice cerca di darti una calmata, molto lo faccio capire io che sei un mortale, no? Ci stanno queste forme macroscopiche di pensare di essersi il Padre Eterno, però sono delle forme molto molto più sottili e molto più vicine a noi, no? Perché si pensa che il Padre Eterno fondamentalmente chi è il Padre Eterno? Il Padre Eterno è quello che c'ha bisogno di nessuno. Padre Eterno vuole tutte le altre cose da solo e si autogestisce, si autogoverna. Voi capite, questo pensiero è molto più alla nostra portata, no? Quindi non serve essere Hitler o che ne so, Stalin o Napoleone o Mussolini o chi vi pare, insomma, tutti quanti questi uomini che si sono creduti di essere il Padre Eterno, no? E basta anche essere un uomo molto molto normale, molto molto della strada, semplicemente quando uno estromette completamente l'orizzonte soprannaturale della propria vita e vive come se Dio non ci fosse, autogovernandosi, no? Questo è un peccato grave contro il primo comandamento, quasi nessuno poi si confessa, no? Vivere per molti anni lontani da Dio è misconoscere che Dio è Dio e io sono un po' un uomo, cosa che dovremmo sempre ricordare. Gesù nel Vangelo ci ricorda, questo è il seguito del Vangelo di ieri, ricordate il giovane ricco, troppe ricchezze e troppo attaccato a quelle, non se la sente di lasciarle e torna a casa triste. E qui poi stride, cioè, San Pietro la dice, ma noi che abbiamo lasciato tutto, vede che Gesù in parte lo corregge, cioè, tu hai lasciato, magari lasciato. Per il Signore non si lascia mai niente. Che hai lasciato? Hai lasciato la casa? Hai lasciato la moglie?
e lasciati i fratelli, dice, avrai 100 volte tanto. Quindi quando Dio vuole che noi ci stacchiamo da tutto, non per togliercelo, ma perché in Dio c'è il tutto e molto di più, capite? Questo vuole farci conoscere, perché fino a quando noi siamo attaccati alle piccole cose della terra, il nostro cuore, diceva qualche saggio oltre che santo uomo, è troppo piccolo, o ti attacchi a una cosa o ti attacchi a un'altra, no? Voi pensate per esempio ai nostri occhi, io adesso, come dire, a colpo d'occhio con tutti quanti voi che siete presenti, però ogni tanto giro solo sguardo, io posso guardare una persona una volta fissa, ne posso guardare due, non so un po', gli occhi sono fatti così, così il nostro cuore se si attacca a qualcosa di terreno non lo ama sufficientemente il Signore. Quindi ecco perché tutta l'anta la scenica, spiritualità sempre Dio al primo posto, lascia perdere, cioè Dio al primo posto e tutte quante le cose solo per amore suo e sempre in funzione di lui, perché il nostro cuore è piccolo. Se ti attacchi a una cosa della terra, te stacchi un pochino da questo, perché la tua vita diventa brutta. Perché la cosa della terra è sempre una cosa piccola, transitoria, limitata, che finisce, che si corrompe. Soltanto Dio non ha tutto questo. E chiaramente, certo, dall'inizio devi fare un distacco, ma poi il distacco te lo ritrovi 100 volte tanto. Io racconto sempre scherzando che quando entrai in seminario, da un grandicello laureato, a mia madre, già mia madre si poteva dare l'olio santo, perché all'inizio insomma non è che proprio, poi incontravo tutte quante le persone dicendo, tuo figlio, cavallo, cioè sembrava che fossi andato al fronte alla legione straniera che stessi in progetto di politico. Oh, ma io tutto contento, perché non mi ha ordinato nessuno, cioè, capito? Però la gente si pensa che se tu niente, sto coraggio, non butta la laurea, butta la fidanzata, che brutta vita che farà, ma tu lo pensi tu vuoi avere una brutta vita, no? Io faccio bellissima la vita, detto proprio a me, dice, non perché non c'hai sofferenze, persecuzioni o cose, no? Questo ci sono abbastanza abituato, ma perché la vita è bella con il Signore, non è che. Cioè, la moglie non ce l'ho, meno male, dico io, no? Non perché è brutta vera, è più bello stare col Signore, insomma, tante altre cose. Cioè, Dio non toglie, questo tante volte il Papa cerca di farcelo capire in tutti i modi possibili, no? Dio non ti toglie niente, Dio è, ti dà, e se ti sembra che ti toglie qualcosa, è perché vuole darti di più. Mia nonna diceva, se Dio chiude una porta, spalanca un portone. Non so se anche le vostre sante nonne qua a Simoneta dicevano così, no? Vorrei imparare tutte quante queste cose. Bisogna avere paura di Dio, come lo giovane dico. Se ti dice di fare una cosa, dice, lo vende tutto e vendi tutto, non ti preoccupare, ci pensa lui. Non ti può far fare una cosa per il tuo male, no? Questo anche nel piccolo della nostra vita quotidiana è sempre bene che ce lo ricordiamo. Bene, domani sarà la grande festa di Maria Regina, oggi è la vigilia. Stiamo ancora nella ottava dell'Assunzione, quindi di gioia guardando alla perfezione della Madonna. Sapete, la virtù più grande della Madonna, alla faccia di quelli che si pensano ad essere il Padre Eterno, è che lei si credeva ad essere l'ultima di tutti, eppure era la numero uno, perché era talmente grande che è stata capace di diventare la Madre di Dio, l'unica che mi è passata per il cimitero, insomma, da tutte quante le pure creature della razza umana, eppure sempre umile, e al di sotto di tutti. A me le scene che mi fanno più commuovere quando penso alla Madonna è quando me la penso confusa tra la gente comune della tua gente, cioè usciva a Nazareth, a Nazareth, a fare la spesa, come se niente fosse, che era stata in estasi, che era successo due minuti prima, non usciva da lì, si accorgeva di niente nessuno. La classe veramente non è acqua, no? E la classe, la grande classe, da un punto di vista spirituale consiste in una grandissima umiltà. Dobbiamo supplicare alla Madonna che ci aiuti tutti quanti a rivestircene, perché una delle cose più belle che esiste è anche quelle che ci rende più simpatiche anche agli occhi del prossimo, oltre che molto graditi a Dio. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.